Allora, l'assessore alla legalità e alla sicurezza Carlo Masci, un corposo intervento, 6 milioni di euro per garantire appunto i cittadini, ma soprattutto per prevenire situazioni, diciamo, di disagio, andando ad aiutare i comuni e la polizia locale. Sì, con un sorriso raggiante oserei dire, perché otteniamo un corposo intervento sul territorio di quasi 6 milioni di euro grazie ai fondi per la coesione, una linea dedicata alla sicurezza e alla legalità. Siamo stati gli unici in Italia a convincere il CIPE che lo sviluppo economico si faceva anche attraverso progetti sulla sicurezza e sulla legalità sviluppati sul territorio. Oggi, dopo aver approvato le graduatorie, riuniamo tutti gli attori, i protagonisti, quindi i comuni e le associazioni che in partenariato operano insieme ai comuni. 6 milioni di euro di interventi che riguardano l'attenuazione del disagio sociale, quindi le tante associazioni che operano sui territori disagiati per prevenire questa forma di crisi che spesso si verifica nelle nostre comunità, e poi buona parte anche dedicata agli interventi tecnologici e all'ammodernamento delle sale operative della polizia locale, sempre per un discorso di ordine pubblico, di sicurezza urbana e di prevenzione del disagio sul territorio. Quindi un grande ed importante intervento, circa 100 progetti abbiamo approvato, finanziati totalmente dalla Regione. Si tenga conto del fatto che questi progetti sviluppano circa 60.000 euro ciascuno di interventi sul territorio per quanto riguarda i progetti per il disagio sociale, invece per quanto riguarda l'ammodernamento per le sale operative arriviamo fino a 150.000 euro a progetto. Si sviluppano nell'arco di 4 anni, dal 2012 al 2015, però abbiamo chiesto l'anticipazione anche per quelli che dovrebbero partire nel 2014 e 2015 al 2013. Abbiamo ottenuto questa autorizzazione dall'autorità di gestione, quindi tutti i progetti, tutti i 6 milioni di euro saranno impegnati già dal 2013, quindi una corposa boccata di ossigeno per i territori che oggi soffrono di carenza di risorse. Ecco assessore, ma le città abruzzesi sono sicure o no? Le città abruzzesi sono sicure, ma l'Abruzzo non è più un'isola felice come in passato, perché cominciano ad esserci infiltrazioni dal sud, ma questi interventi servono proprio per attenuare e per prevenire queste infiltrazioni, perché un maggior controllo del territorio comporta minore delinquenza e soprattutto un faro acceso sul disagio sociale. Le sentinelle che ci sono sul territorio e che sono le tante associazioni che operano spesso in regime di volontariato e che invece stavolta avranno risorse per portare avanti questi progetti, sicuramente svolgono un lavoro fondamentale per prevenire il disagio sociale, ma anche per prevenire i fenomeni di delinquenza.